Graziella Cortesi, presidentessa del Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Ravenna. Allora, che momento vive il volontariato in provincia di Ravenna e qual è la vostra organizzazione? Il volontariato in provincia di Ravenna numericamente è solido, perché in provincia di Ravenna abbiamo 420 associazioni di volontariato, cioè proprio ODV, e quindi che lavorano con fini statutari per dare risposte ai bisogni, diciamo così, dei cittadini, non dei propri soci ma degli altri, quindi in questo senso è solido. Problemi ce ne sono, perché c'è un problema di ricambio generazionale, ci sono problemi di risorse difficili in questo momento da reperire, ci sono problemi ancora di formazione, però sono tutte situazioni che riescono in qualche modo ad essere sostenute dal centro servizi del volontariato, che in pratica l'associazione per gli altri gestisce, ecco. Immagino che nell'ottica del vostro rapporto con il territorio sia di fondamentale importanza i mezzi di comunicazione, i media. Che tipo di rapporto avete con i media e soprattutto con, diciamo, la TV in questo caso? Con i media è un rapporto non semplice, nel senso che non tutte le associazioni sono sufficientemente sviluppate su questo aspetto della comunicazione da poterli utilizzare tutti, insomma. Noi utilizziamo chiaramente la carta stampata per i comunicati, per tutto. Abbiamo un giornale provinciale legato appunto a tutte le notizie dei vari territori. Ciascuna consulta a volte ha dei propri sistemi di comunicazione. Diciamo che questa occasione dell'accordo fatto con Ravenna Web TV è estremamente importante, perché è un altro mezzo a disposizione dell'associazionismo. In questo momento solo per il territorio di Ravenna, poi la speranza, chiaro, le associazioni di Faenza, Cervia, Lugo eccetera possono far pervenire i propri comunicati, i propri filmati, brevi ovviamente per non utilizzare tutti gli spazi, e verranno trasmessi, ma in questo momento proprio seguire l'associazionismo è soprattutto su Ravenna, perché questo è un po' l'accordo che abbiamo con appunto Ravenna Web TV. Prevede anche la formazione di nostro personale, così che non sia solo, diciamo così, l'utilizzo dello strumento, ma diventi anche la consapevolezza della modalità con cui costruire la comunicazione, in modo che all'interno si abbia questa possibilità e all'esterno la collaborazione con Ravenna Web TV. Questo secondo me è l'aspetto fondamentale dell'accordo, e anche questo accordo dà la possibilità di entrare nell'ambito delle generazioni giovani, delle giovani generazioni, perché il problema di ricambio del volontariato lo si ha, secondo me, nel momento in cui i giovani riprendono coscienza del valore del volontariato, del significato che ha, dei bisogni a cui risponde, eccetera, eccetera, ecco. Cioè quello che chiamiamo cittadinanza attiva, ecco, questa consapevolezza di cittadinanza attiva non è così diffusa, e questo è un tentativo anche di costruire questo percorso.